A Fontecchio, borgo tra i più suggestivi del Sirente Velino, uno spettacolo itinerante ha illuminato le vie del paese a festa per l'inaugurazione del Museo della Marionetta e dei Burattini. Si tratta del primo festival di teatro di figura messo a punto dall'Associazione Culturale Daedalus nell'ambito del progetto Mani che Parlano, il cui scopo principale è quello di offrire opportunità di incontro e aggregazione, di stabilire un collegamento edificante tra le aree dei comuni individuati del progetto, che sono Fontecchio, San Demetrio, Poggio Picenze e Barisciano. Per le incantevoli vie del paese, invase da uno stuolo di spazzacamini, ad accompagnare il pubblico alla scoperta di figure misteriose e luci, installazioni e spettacoli anche per bambini. A chiudere la festa in piazza, poi, il ballo delle pupazze. Un esordio entusiasmante. Sapevamo che il Daedalus, avendo studiato in qualche modo il progetto, immaginavamo che era così suggestivo, però viverlo in mezzo come dei bambini, in mezzo a tutta questa musica, all'innocenza dei bimbi che si sono impegnati così tanto, è tutt'altra vicenda, è sorprendente. Paesino così piccolo, così trascurato in qualche modo, così concentrati in effetti su questioni meno entusiasmanti, imprescindibili, riuscire a trovare la forza di dedicarsi anche a queste attività che non sono per nulla secondarie se si accompagnano a una concentrazione seria e tenace sulla ricostruzione, ma che contribuiscono al benessere di coloro che hanno ancora il coraggio di vivere qui. Allora questo completa il quadro.
burattini e le marionette esposti nell'Aula Magna Santa Maria della Pace di Fontecchio sono quelle della collezione di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini, fondatori del Museo dei Burattini di Budrio nel Bolognese, concessi per l'occasione ed in mostra fino all'8 gennaio. Il museo racconta storie e genealogie delle grandi famiglie di burattinai italiane che hanno saputo trasmettere le tradizioni e i saperi di questa antica arte che affascina grandi e piccini. In bella mostra anche le marionette realizzate dai bambini della scuola elementare del comune di San Demetrio.